assessore Elena Zennaro, assessore alla cultura del comune di Chioggia, al termine di questa presentazione Persi per Chioggia. Mi dica. Beh, direi che è stata una bellissima presentazione, perché abbiamo potuto apprezzare delle opere sia visive che poetiche, un doppio appuntamento con la cultura, con Fabio Persi e Cristina Bosconale, organizzato dalla Fondazione Clodiense, e direi che è stato un bellissimo risultato quello che hanno ottenuto. Hanno ottenuto una mostra incredibile su Chioggia e dimostrano l'amore per la nostra città. Molto spesso il sindaco lo dice nei suoi discorsi: amate la vostra città, amate Chioggia. Loro hanno dato veramente una dimostrazione concreta di cos'è l'amore per Chioggia. L'autore Fabio Persi si è perso per Chioggia, per le nostre calli, e si è innamorato di ogni singolo dettaglio. Direi che è la direzione giusta per sviluppare appunto lo nostro aspetto artistico e le nostre potenzialità. È stato accennato appunto che questa riguarda una prima parte, circa metà delle calli sono state fotografate, mancano le altre metà. Quindi l'appuntamento è, uno, adesso vedere la mostra in questi giorni sparsa, diffusa per la città, e l'appuntamento successivo sarà quello per il prossimo anno, dove andremo appunto a lavorare sulla seconda parte. Grazie infinite. A voi. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.